Buonasera ragazzi. Buonasera a tutti. Questo è? Non siamo in macchina, non siamo in bici. Questo è strada vlog. Walk vlog, perché stiamo camminando. Sì. The walking vlog. The walking vlog, vai. Ci vuole più la sigla. Oddio, l'immagine. C'è poca luce però, eh. In effetti siamo in una zona un po'. Ecco, adesso c'è. Guarda. Magia. Sono illuminato. Sì, sì, illuminato. E adesso la luce riscompare. Le campane. Allora, praticamente io sto accompagnando questo signore qua. Cioè, intanto non sono con la Panasonic, ma sono col cellulare, perché la Panasonic non ho idea di dove ho messo il caricabatterie ed era esploso praticamente. Quindi la qualità sarà leggermente minore, giusto? Sì. Immagino. Sì, sì, soprattutto perché sto usando la camera frontale del cellulare. È vero. Che ha meno pixel di quella posteriore. Sì, esatto. Però vabbè, chi se ne, l'importante è la qualità e l'audio soprattutto, che questo telefono pare avere un buon microfono. Bene, comunque. Dai, bene. Ottimo. Piccolo tutorial per chi volesse un giorno diventare uno youtuber. Lezione numero uno, non lo piccolo fate. Piccolo youtuber, no, non intraprendete mai la carriera di youtuber. Ecco, consiglio numero due, l'audio è più importante del video. Esatto. Ovviamente anche il video è importante, però l'audio specialmente. Sì. Vero mega robe, comprati una camera migliore, che quando ti allontani, che fai i vlog su YouTube, sì, sui i cosi, come si chiamano, le live, le su live, Facebook, sì, sì. Ti allontani. Io non le ho ancora viste, quindi, però lui le ha viste solo te, quindi puoi dare un parere solo te. Quando ti allontani dal microfono per far vedere i pupazzi Digimon che hai in camera, c'è tutto un rimbombo assurdo, non si capisce niente. Digimon. Vola nel tuo mondo, isola virtuale, Black. E il tuo Digimon preferito qual era? O qual è? Ne ho due, uno femminile e uno maschile. Quello femminile è sempre stato e sempre sarà Angewomon. Ah, bello, bello. Vai, il mio... Bella. Bella, io vado sul classico. Cosa? Agumon. Guarda, sei pessimo. Mentre invece quello maschile è Bilzemon. Bilzemon non me lo ricordo. Volevo farlo come cosplay, ma hanno chiesto 2500 euro. Quindi ho detto, sì, ciao, ciao cosa? Proprio. Ci compri una macchina con questo. Bravo. Ci compri una macchina. Il cosplay di una macchina ci compri. Bravo. Allora, cosa è successo? Dicevo, io sto... Qui adesso la luce è un po' meglio. Guarda, sì. Che bel panorama là verso mare. Sì, vabbè, non si vedrà niente. Stavo accompagnando questo signore qua perché lui... Aspetta, mi sposto di qua che ci sono le strisce. Perché lui... La parte pedonale. Per i pedoni. Abbiamo la luce alle spalle. Oh, guarda, è molto, molto romantica questa inquadratura, vero, guarda. Il sole che tramonta. Esatto, guarda. Con noi che camminiamo verso l'infinito e oltre. E oltre, esatto. Dicevo, allora, lo sto tenendo il telefono con tre dita, come minimo mi chiocca intera. Ma spero di no, la cover non ce l'ha, vero questo? No, ma è metallo, alluminio, doppio vetro, allora, dai. Gorilla Plus, c'era scritto. Lo puoi lanciare anche. No, questo telefono qui è stato costruito prendendo di spunto il Nokia 3310. Ah, il mattone. E infatti questo telefono qui è un mattone, infatti se lo prendi in mano, però principalmente lo acquistano quelli che lavorano nei cantieri. Ah, ok, allora perfetto. Cioè non è che si piega come l'iPhone. Sì, 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 c'è anche la feature che si piega. Sì, con la torre di Pisa. Cioè, io ho visto un'immagine che c'era, allora, Negan di Walking Dead tutto storto così, che guardava la torre di Pisa storta accanto all'iPhone tutto storto. Bellissimo. C'era bellissima quella immagine lì. Comunque, volevo arrivare a dire che questo pluridiplomato decorato signore qua, che si sta laureando in ingegneria aerospaziale... No, informatica. Informatica aerospaziale prima, ne abbiamo visto uno. Sì, sì, con la tuta spaziale che stava entrando nello shuttle. Esatto, poi è andato a lavorare alla NASA probabilmente, sì, in America. Partito verso Urano. E niente, e lui si è dato alla nobile arte delle ripetizioni di matematica. Esatto, matematica, fisica e informatica, attenzione ragazzi. Ecco, e mentre stavamo praticamente abbiamo fatto una passeggiata in bicicletta. No, una... Tutte e due. Una passeggiata e una girata in bicicletta, sì. Quindi esatto. Una fusione delle due parole. Fondi... Una... Passeggicletta abbiamo fatto. Esatto. Passeggiclettata. La passeggiclettata. Esatto, eh. Nuova parola della settimana. Sembra una malattia però, passeggiclettata. Cleptomania, ti ricorda queste parole? Passeggi, com'era? Passeggiclettata. Passeggiclettata. E praticamente ci siamo incontrati di fronte a casa mia e prima di partire lui mi stava spiegando come mai le notifiche di WhatsApp mi arrivano ma non si sente il suono. Mentre eravamo lì a farci gli affari nostri, arrivano i carabinieri. Ragazzi, avete documenti?
come a Nagane, eravamo fermi, immobili. Immobili, proprio, sulle biciclette. Sulle biciclette. Il problema, purtroppo, è come al solito, è colpa mia. Voi direte, Vrex, cosa fai, Monello? No, è una cosa un po' più stupida, ma anche al tempo stesso dà fastidio, perché qui, dalle nostre parti, io, fin da quando ho memoria, ho sempre cercato di avere una psicologia mia, uno stile mio d'abbigliamento. Infatti ho un giacchetto d'aviatore, gli occhiali d'aviatore, il cappello militare, no? Queste cose sono molto strane vederle addosso a una persona. Quindi se una persona... Qua però. Qua. Okay. Quindi se una persona indossa queste cose, allora qualcosa di strano, chi è questo qui? Guardiamo i documenti. Vabbè, ci si ride, perché... ma rompe le scatole. Sì, no, è vero. Rompe purtroppo le scatole. È un pregiudizio, diciamo, no? Sono dei pregiudizi che sono rimasti nelle memorie delle nostre, dei nostri compaesani, perché per dire, se vai a Londra, c'è il quartiere dove ti puoi vestire come ti pare, letteralmente. No? Quello dove stavo io. Ci sei stato anche te, no? Camden Town, giusto? Sì, però la differenza là è che se te, ad esempio, indossi la maglia di Mass Effect, nessuno la riconosce. Vabbè, però quello è di un videogioco. Io ora intendevo stili proprio anche che provengono dalla musica, tipo il punk. Il metal, queste cose ma qua. Ma sì, no, vabbè, quello... Cioè, laggiù tranquillo puoi girare, nel senso nessuno ti guarda o ti... Qua praticamente squadra. Ho accompagnato lui in biblioteca che stava mettendo l'annuncio in bacheca, i ragazzi che erano intorno a me mi passavano accanto, ma lontani, come se avessi la peste. Ah, io quello non ci ho fatto caso. Quindi. Ma d'altronde il discorso è questo: se tu non indossi i risvoltini e non c'hai una quindicenne come accompagnatrice, non sei figo abbastanza per essere degnato di uno sguardo. A parte, no? Che siamo in una zona proprio perfetta qui. Cioè, sì, vabbè, Forte dei Marmi fa schifo, nel senso, sotto questo aspetto, perché qua sono tutti pottinari, nel senso, tutti vestiti bene. C'è gente che addirittura gira con le limousine, perché praticamente questa è la città più ricca della Versilia. Dice, sì, si dice così almeno. E quindi qual è il problema? Che se tu sei vestito di stracci, per esempio, è come se io adesso fossi vestito di stracci, perché non sono Dolce Gabbana, vabbè, pubblicità occulte. Non sono vestito di Marco, non ho le firme addosso. Fammi una firma, giusto? Vai. Fammi una firma, così posso dire di avere il vestito firmato. Da Leonardo, così a caso. A Leon. Sì, a caso. Famoso youtuber in tutta Italia. Uber, Bertold Uber. Sì, vabbè. Il nuovo Bertold Uber della storia. Più di 1 milione di iscritti, proprio così. Ha vinto il pluripremiato. Il pluripremiato, no? Ha vinto il pluripremiato. Sì, sì. Che premio è? È un premio multiplo, no? È un premio multiplo che a sua volta viene premiato, quindi è pluripremiato. Esatto, capito. Esatto. Mamma mia. Sì, lo so che avevo detto che non avremmo più fatto video insieme, però ogni volta che ci capita di uscire... Sì, no, ogni tanto ci sta, nel senso... Però ecco, saranno così i videocazzeggi proprio. Sì, così, tranquillissimi, senza preavviso, senza organizzazione, sì, giusto? Sì, proprio sciallo. Sì. Tipo sono 8 minuti e 15 che parliamo a ruota libera. Sì, in effetti le abbiamo messe un po' lontane le bici. Sì, allora, siamo qui ora a Forte dei Marmi. E ho detto, guarda, la biblioteca è lì, lasciamole qua le bici. Sì, poi ho aperto Google Maps, abbiamo fatto 2 chilometri a piedi. Secondo me non ci sono più le bici. 2 chilometri no, però secondo me 1,5 chilometri sì. 1,5 chilometri è tutto. Secondo me le bici non ci sono più. Sì che ci sono, dai. Le abbiamo legate insieme, aspetta, quindi... Aspetta, cos'è? Cosa? C'è una foto sul cartello, vedi, Juve sotto questo. Hack... Inquadra un attimo cosa c'è scritto. Unico 10. Mi sa che è un calciatore. C'è un calciatore. Però non riesco a riconoscere chi, perché di calcio non me ne intendo. Quindi se voi... Sì, però sopra c'è scritto Juve. Però quello lì è quella lì è la maglietta della Fiorentina. Eh sì. Se qualcuno, se di qualcuno voi ha avuto un po' di confusione, secondo me. Eh sì, ha confuso la Juve o la Fiorentina. È perché la Juve fa parte della Juve. Commenti. Vabbè. Perché è la Juventina. Juventina, giusto. Che non è una ragazza, ma è la Juventus. O la Fiorentus. La Fiorentus, bravo. Vabbè, non siamo appassionati di calcio. Siamo appassionati di cosa? Giusto. E qua si entra nel personale. No, non mi sembra il caso di dare dettagli, dettagli personali. Dobbiamo creare un distacco tra noi e i fan. Proprio show, chi siete voi? Perché noi dobbiamo dire le cose a voi. Esatto. E infatti questo vlog non ha senso. Adesso lo cancello. Cancella almeno 10 minuti di video buttati via. Sì, no, ma ecco, voi che state guardando questo video mi state consumando la batteria. Addirittura. Onda marina.
1 alla prima, onda alla marina prima, alla prima. Onda marina alla prima. Non l'avevo visto, fantastico. Onda marina. Bellissimo. E beh, allora che cosa fare? Questi nomi molto creativi, qua c'è la sfizza di bagni con i nomi creativi. Sì, bagni nel senso istituti balneari, se no la gente pensa sì, ai cessi, vabbè, sì, una sì, sfilza sì, di cessi con i nomi proprio. Sì, sì, infatti. Tipo Sacro Cuore, oddio, ma il Sacro Cuore è l'ospedale di Scrubs. Sì, è vero, guarda, è vero. Sacro Cuore. Quante citazioni, cioè è bello scoprire posti nuovi in casa nostra. Esatto, cioè veramente sono basito. Vabbè, cosa... Bagni sud-est. Sì, vabbè, ok, sud-est, se va sud-est di Forte dei Marmi allora sud-est, capito? Sì, vabbè, cioè, fantasia, ma portami via proprio. Oh, si va sulla spiaggia a fare una foto, un paio di foto da caricare su Instagram. Per quale motivo? Perché siamo degli hipster. Io non faccio foto. Cioè, tu foto sembri un hipster al 100%. Io non faccio foto sul mare. Solo d'estate le faccio. Ecco. Oh. Vabbè, niente, conclusione. Alex. Così, Alex. Conclusione Alex. Va in quadro bene. Sì, no. Ora, possessori del bagno Alex, mi dovete almeno 80 euro per aver inquadrato il vostro nome. 80 euro, guardate, vi sto chiedendo poco, perché per la pubblicità c'è chi chiede molto di più. Già. E niente, vuoi dire qualcosa, Leon? Qualcosa di boh? In realtà no. Ecco. In realtà non... Il video di Luca è uscito prima di questo o dopo di questo? Il video di Luca è già uscito. Buongiorno, No, no, ma perché ne fai uscire uno solo? Uno ne ho fatto di video di Luca. Ah, io pensavo ne facessi due. Sì, 200. Ah, no, io avevo visto riprendere. Lui è molto attivo sul canale. Gabriele D'Annunzio, seguite tutti il suo esempio. Sì. Diventate dei poeti. Così e morirete almeno... di fame in Italia. Eh no, però quando, dopo la morte però diventerete dopo la morte, ricchi, esatto, capito, capito? Dopo la morte diventerete questo, famosi, capito? Questo plot twist, capito? Che... In Italia come... diventeremo famosi dopo la morte, dopo la morte, esatto. Quindi prendete l'esempio di chi è morto prima di voi. Se diventate dei poeti, diventerete famosi dopo la morte. Questo sì, certo, però fate poesie sulla morte, così rimarranno in mente. Esatto, capito? Perché se fate poesia sull'amore, la gente dopo ruberà le vostre poesie per farci 50 sfumature di grigio. Esatto, di nero, faccio canzoni, di rosso, verde. Sì. O come l'ha chiamato un mio amico, 50 sfumature di cagna. Ah, bello, questo è creativo, molto creativo. Questo. Ristorante moderno. Felice 2. Felice alla seconda. No, Felice 2. È il nome di un dove gioco, è un indie! È il nome di un indie, Felice 2. Ah, davvero? No, è Felice 1? Infatti, dov'è Felice 1? È fatto 1? Con Blender, Felice 2 con Unity. E Unity, esatto, Unity 3D, esatto. Oh, le cazzate che si... Qui si andrebbe avanti all'infinito, ma io direi che possiamo chiuderla sì, qua, basta, 13 dai, minuti di intrattenimento. Cioè, 13 minuti di cazzeggio e abbiamo più rotto totale. Le balle anche troppo, questi poveri cristiani, dai. Sì, due, che due ormai sono in due che ci 20, seguono ormai. 10 visual, di... Sì, quello del Luca Comics, siamo bloccati a 20, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, dai. Oh, bagno sirena. Questo è giusto. Promette bene questo, però. Sì. Promette bene, sirena. Ho già capito cosa la intendi te. Mitologica. Però, dai, ragazzi, qui è il bagno sirena, potete vedere le mie spalle. Voglio consigliare questo bagno in caso ci volesse, in caso amici cosplayer volessero fare una reunion di Borderlands con tutte le sirene del gioco, per l'appunto. Quindi, se volete, bagno sirena, tutto per voi. Però dovete venire a Forte dei Marmi. Esatto. Facciamo la reunion con gli iscritti. Al massimo che... Dove si fa la reunion? Si fa veramente qua? Boh, ma tanto sai chi verrebbe? Al massimo verrebbe a Anemone e basta. È vero. Però no, abita dove abita lontano da noi, quindi... Sì, no, viene qua solo per noi. Umberto, così. Sì, Umberto. È il nome del titolare, semplice, che ha dato il sì, proprio nome al bagno. Onesto e semplice. Come se io... il bagno Leonardo. Esatto, sì, oppure Lorenzo. C'è il bagno Leonardo, ho fatto pubblicità occulta. È vero. Ah, perché finora non l'ho fatta pubblicità occulta. Alessandro, così a caso. Arcangelo. Arcangelo, perché sì, Arcangelo?
È un nome proprio di persona, mi è venuto così Sì, a intanto caso. il tipo qua, Vabbè, dai, non so se siamo lo qui vedete, quel tipo lì che troppo. sta camminando, l'abbiamo incrociato quando stavamo andando in là Ah, e già sì? lui mi guardava storto perché c'avevo il cappello militare e gli occhiali. Felice 1, eccolo qua, guarda. Non Oddio, Felice ho trovato il 1! primo. No, no, Felice alla prima! Alla prima. No, perché alla prima dovrebbe essere all'angolo. No, aspetta, Quindi è un se... po' strano, Ok, se il capito? numero è... Questa ambiguità. Allora, se in un monomio, polinomio, c'è un numero che è sopra una lettera, qual è la regola matematica? Te che fai le ripetizioni? Un numero sopra la lettera. Sì. Ma in quel modo lì? Sì. Boh, che regola ti sei inventata ora? E a che te inventala, no? Boh, che ne so, felice 1. Non lo so, non ne ho idea proprio. Dimmi te come l'hai pensata, cosa ti sei Eo, inventato? felice 1 alla prima è come dire felice per felice uguale triste. No, questa no, proprio no, mi ripari questa. Sta andando per conto suo. Vabbè ragazzi, per questo nuovo video vlog è Dai, ci tutto vediamo e noi ci ragazzi. becchiamo al prossimo cazzeggio vlog. Prossimamente, non si sa quando, Al prossimamente. Vi cinema. lasciamo con questo dubbio amletico, dai.